anche io. Vabbè dai, te la tengo io. No, il bello della GoPro. No, ma anche questo è figo che esca fuori nei video. Cioè che non deve essere tutto perfetto. Oggi siamo in piedi dalle 6 più o meno, chi più chi meno, e siamo partiti da Torino direzione Zagabria, quindi andiamo in Croazia, siamo in tre, questa è la banda, andiamo lì per lavoro e sarà una fuga molto molto breve, però abbiamo deciso di, facendo tutto nel rispetto della legge, quindi tappone, limitare il più possibile per quel che riguarda il viaggio, anche le soste in altri posti. Allora abbiamo deciso di andare in macchina tirando dritto fino a Zagabria, fare quello che dobbiamo fare, poi tornare. Però è fino a prova contraria il primo viaggio del 2021, credo per tutti e tre, vero? Quindi siamo qua a condividerlo, metteremo qualche video dei punti salienti. Adesso devo solo figurare se farlo in forma di episodi oppure se fare un video unico, ma credo proprio che opteremo per la parte a episodi, così da rendere anche la visione un po' più digeribile e morbida. Quindi si va in Croazia. Io personalmente non ci sono mai stato, mi sono anche informato poco sul posto, quindi andrò alla scoperta, me la vivo e mi faccio accompagnare da loro che sono già stati. Pilota automatico, ma non è automatico, che cosa sto dicendo non lo so, questa parte magari la tagliamo. Quindi ragazzi, ci vediamo con i prossimi sketch di questo viaggio lungo 8 ore. L'unica sosta che faremo sarà a Gorizia per andare a salutare una nostra amica che si chiama Alessia Fantini, ma molti di voi la conosceranno come The Vegan Side of the Moon, una ragazza dal profilo pazzesco, andate a seguirla su Instagram, vi lascio in descrizione i suoi contatti, mangeremo con lei e poi la rotta ci porta in Croazia, quindi a breve andiamo a salutare Alessia, però adesso siamo qua a fare abbracciate tra i camion, che è veramente pieno di tir, non pensavo. Non viaggiare per un po' ti fa quasi dimenticare certi aspetti, però poi torni in strada e effettivamente è pieno zeppo di tir, però noi ci sappiamo far spazio. Eccoci a Gorizia, un po' di squat dopo queste 4 ore di macchina e a breve si mangia. Cosa mangiamo di buono? Ah, quello che c'è, dai, qualche erba, coniglietto lo troviamo. Specie animali, specie vegetali anche. Sì. Minerali anche. Minerali, lì c'è il vetro. Sì. Niente, chissà cosa mangeremo, sono più o meno le 14 e abbastanza in orario. Abbastanza. We'll be right back.
ragazzi, non avete idea di quanto valga la cosa che ho appena immortalato. Siamo in Slovenia intanto, quindi primo confine passato. Detta così sembra che siamo dei clandestini, ma che stanno facendo un'operazione proprio di contrabbando, ma in realtà non è così. A dirla tutta però, vi ho inquadrato il tagliando per girare in Slovenia, che è obbligatorio, bisogna comprarlo al confine. Noi l'abbiamo comprato a Gorizia, mi sembra. Sì, però sì, subito dopo Gorizia. Esatto, subito dopo Gorizia. E in un distributore di benzina tranquilli. Tra l'altro entriamo in galleria, non so se mi si vedrà, però si sente. Mi si sente. E giusto per farvi capire che la registrazione in diretta ha anche queste cose qua, variazioni di luce e di colori. Comunque abbiamo comprato questo tagliando, abbiamo fatto il pieno, quindi a quel benzinaio gli abbiamo lasciato un bel po' di soldi, ci ha dato questo tagliando e niente, ho detto tenetelo in macchina. Andate con Dio. Non sapendo qua, perché non ci siamo informati noi, che appunto andasse applicato alla macchina. Io l'ho preso come un normale biglietto autostradale e l'ho messo qui sopra. Ci ha fermato la polizia e ci ha detto: voi non potete girare qua. No, aspetta, noi stiamo andando lì per lavoro e ci hanno detto che qua alla fine bastava avere questo tagliando. Ma non ce l'avete? Sì che ce l'abbiamo, per voli che te lo diamo. Gli ha dato alto, gli ha dato e fa: ma non lo vedo applicato sul vetro. Cosa ne so? E quindi ci ha sparato 300 euro di multa. Che però poi sono stati contrattati e ce la siamo cavata con 150 euro di multa. Quindi se avevamo in mente di andare alle terme non ci andiamo, fortuna che sono chiuse, quindi in questo caso grazie a ciò che le ha fatte chiudere, così non ci viene la voglia. E applicate sempre il tagliando quando girate in Slovenia e venite a vedere la Slovenia, perché passandoci già solo così per le strade è ricca di boschi, bellissimo. Davvero bella. E polizia gentile abbastanza, ma tutto sommato era anche simpatico, molto pignola però simpatici, dai. E quindi niente, il viaggio continua, piccolo imprevisto, ma adesso sappiamo una cosa in più e quindi go on. Siamo arrivati a Zagabria dopo esattamente tante ore di viaggio, alla fine praticamente 12, sì. Sì. 12, in mezzo c'è stato il break con Alessia e Lara, però adesso siamo finalmente in Croazia e ci apprestiamo ad andare al nostro appartamento per buttarci un po' nel letto. Per oggi noi chiudiamo qua questa prima visita di Slovenia, Gorizia, Zagabria e da domani test PCR e poi al lavoro, si va avanti. Ci vediamo prestissimo in un prossimo video.